Ciao a tutti, io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Oggi vi presento l'altro modo di fare i crackers, perché ovviamente ce ne sono diversi. Allora, io ho scelto la prima volta e ho fatto con l'albume, sono venuti buonissimi, però meno croccantosi. Ovviamente l'albume li rende più morbidi. Adesso li ho fatti con l'acqua, quindi gli ingredienti sono pressappoco gli stessi, solo che adesso sono un po' più croccantosi. Infatti, eccoli qui. E sono spiziosissimi, pochissimi carboidrati, 1,04, non mi ricordo esattamente. Vi invito a provarli. Vi saluto, vi rimando alla prossima ricetta e vi do un baciotto saccaroso. Mi raccomando, un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. A presto, ciao! Allora, ho cominciato proprio con 50 g di semi di girasole, 50 g di semi di chia, 50 g di semi di lino, tutti e tre da tritare, 7 g di bicarbonato, già ho inserito anche un pizzico di sale e 30 g di olio di cocco MCT. Ho messo a scaldare l'acqua e adesso vediamo come comportarci. Ecco qua, di solito io scelgo il frullatore per farli venire tutti molto sottili come la farina, invece questa volta ho fatto con il robot piccolino, trita tutto, perché mi sta bene che venga quasi sottile, va bene così, perfetto. E uno, integriamo anche il bicarbonato con sale. Anzi, ora ne mettiamo un po' di più di sale. Ecco qui. Perché questi sono crackers. E poi integriamo anche le spezie mie preferite, come curcuma, peperoncino. Ecco il peperoncino, vai, non preoccuparti. E cipolla essiccata. E cominciamo a mescolare con l'acqua. Ecco qua, diamogli il tempo di assorbire l'acqua e farò in modo di attendere qualche minuto per far sì che il semi di lino rilascino quella sostanza gelatinosa che poi mi rende l'impasto compatto. Io già ho fatto un post con i crackers, solo che questa volta, per evitare che vengano i morbidi, li voglio più croccanti, ho messo l'acqua piuttosto che l'albume e sono passati solo pochissimi minuti, 5 minuti al massimo, e già si vede la differenza, la gelatina rilasciata dai semi di lino, che poi fa bene all'intestino, mi ha concesso un impasto più compatto. Io sono andata ad occhio con l'acqua, proprio confidando in questa cosa qui. Ora stendiamo su carta forno. Ovviamente ho aggiunto anche l'olio che avevo rilasciato come ultimo ingrediente. È perfetto, bella compattezza, veramente perfetto. Ecco qui, gli daremo una forma quadrata, rettangolare, ora vedremo. Dovremo suddividere comunque in parti uguali per poterne calcolare i macronutrienti ogni volta. Cerchiamo di fare delle porzioni tutte uguali. Questi semini di girasole che rilasciano questo verde, sembra che sia malato il mio impasto. Ne ho fatti più pochi rispetto alle altre volte perché non è necessario fare grandi porzioni, visto che voglio fare anche i grissini. E allora mi sono mantenuta per non eccedere con le scorte in casa. Per ora ne abbiamo 16, ora prendiamo i bordi e ne rifacciamo altri. Ecco, li mettiamo in forno, ovviamente mettiamo solo grill perché li voglio croccanti, 30 minuti, ma vediamo se ne consumiamo di meno, a dopo. Ed ecco, qui sono venuti fuori 24 crackers croccantosi, perché è
Ecco qua, era quello che io volevo. Le spezie hanno la loro importanza. E questo è quanto. Quindi, come vi ho dimostrato, i crackers si possono fare in tantissimi modi. Con l'albume, con l'acqua, dipende dalla consistenza e dalla croccantezza che si vuole ottenere.